Uno dei problemi è proprio la paura, ma è dettata dal fatto che non ci sono regole certe, non si sa cosa accade all'interno, perché si scoprono magari queste cose perché ci sono televisioni o giornali che portano alla luce fatti che però si manifestano in quasi tutte le città, di crimini fatti da persone che arrivano all'interno, soprattutto più che la seconda accoglienza è la prima accoglienza il vero problema, perché non si sa assolutamente chi c'è dentro le strutture. Molti fuggono prima di essere identificati, c'è un problema, prima la Gualmini parlava dei rimpatri, bisogna essere onesti, rimpatri per ora non rimpatri ce ne sono stati molto pochi. Anzi, ci sono anche i grandi problemi in regioni come l'Emilia Romagna, dove non essendoci più i centri di identificazione, queste persone, anche quando si vuole fare anche un rimpatrio, Borgonzoni di Bologna, se non c'è immediatamente un aereo per fare il rimpatrio, gli si dice, e questo è la prefettura che ne ha parlato, la procura, gli si dice fra 3 giorni vieni all'aeroporto e così ti rimpatriamo. Ovviamente pensa anche, ecco, non si presenterà mai.